Maria Antonietta. Si accomodi, scusi, consapevole della responsabilità che col giuramento assumete dinanzi a Dio, se credente agli uomini giurate dire la verità, nient'altro che la verità. Dicalo, giuro. Si accomodi, signore. Lo giuro. Dunque, signora, lei è stata sentita dal giudice istruttore? Il 29 marzo dell'83 a Milano. Il 29 marzo del 1983, sì. Sì. Conferma quello che ha dichiarato? Confermo e vorrei aggiungere anche qualcosa. Certo. Io vorrei, prima di iniziare questa mia deposizione, rendere un pensiero riconoscente ai caduti, in particolare a Rocco Chinnici, al quale è intitolata l'istruttoria, e un caloroso ringraziamento a lei, a tutti i giudici istruttori e ai giudici popolari che hanno permesso di raggiungere questo traguardo, che era un traguardo ambito. È una giornata che noi aspettiamo da mesi, alla quale ci siamo preparati spiritualmente. Forse io, troppo emozionata, non riuscirò a tradurre in realtà quello che devo dire. No, ma veda, signora, lei viene ascoltata come persona offesa. La ringraziamo delle sue espressioni, ma insomma desideriamo che lei ci dia dei fatti. Dunque i fatti sono questi, con Emanuela io parlavo spesso, avevamo un frasario tutto particolare per cui anche al telefono potevamo capire noi stessi quello che ci dicevamo, ed Emanuela era perfettamente conscia del pericolo che correva, io avevo capito la situazione, l'avevo capita dal giorno, dal 10 luglio, giorno in cui Emanuela si era sposata col generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. E gli ultimi giorni pregavo Emanuela di venire a Milano. Io ogni giorno avevo delle scuse nuove, le dicevo: Emanuela, ho bisogno di te, vieni su. Dentro di me pensavo: una volta a Milano Emanuela si ferma e quindi può schivare questa bufera che io vedevo nella pietà della cosa. Ed Emanuela rifiutava e mi diceva: ricordi il discorso che fece il generale Dalla Chiesa nel ricordare il colonnello Russo quando parlò di fronte alla televisione di mafia e disse questa parola così grande, così importante, così pericolosa? Carlo Alberto disse allora che il colonnello Russo aveva le spalle scoperte. Ecco mamma, anche Carlo Alberto ha le spalle scoperte, l'hanno lasciato solo e non ci sono che io a dargli la mano. E io dicevo: tesoro, ma il pericolo è mortale. E lei diceva: lo so. E in questa è la grandezza di Emanuela, la grandezza che noi stessi, noi della famiglia, ci meravigliavamo che avesse, una forza talmente grande che io veramente non riuscivo a capire in tutta la sua grandezza. Ecco, io volevo dire questo, che il generale era stato completamente lasciato solo e nel suo disegno piuttosto ampio si era appoggiato a varie persone. Il 16 e 17 agosto si era incontrato a Roma con il cardinale Pappalardo. Il cardinale Pappalardo era stato, mi pare, a Hong Kong e l'aveva raggiunto una chiamata urgente del generale Dalla Chiesa, un bisogno estremo di parlargli, ed se ne era meravigliato lo stesso cardinale. Carlo Alberto l'ha raggiunto a Roma, si sono incontrati in una saletta particolare dell'aeroporto e ufficialmente, perché il generale voleva parlargli della visita del Papa a Palermo, non era d'accordo sullo stadio, su piccole altre cose, ma in sostanza il generale chiedeva la solidarietà della Chiesa, sapeva l'importanza che aveva questo fatto nella Sicilia. E questo, c'è stato anche un incontro col ministro degli interni e Emanuela notava questa cosa nel suo diario dicendo: cosa credono, che Carlo Alberto sia un burattino? Cosa credono, che noi si possa vivere in un teatro di burattini e tirare i fili a piacimento di Roma? Carlo Alberto politicamente non è considerato, e dopo questa visita di due giorni a Roma del generale, Emanuela nota e dice: ma penso che politicamente abbia potuto dimostrare qualcosa di più, è ritornato un momento più sereno. Qui a Palermo so che il generale prendeva contatti con il console americano, ma soprattutto col console francese.
col quale era in grande amicizia, tanto è vero che c'è stata poi quella festa per la presa della Bastiglia e mi ricordo che Carlalberto diceva a Emanuela non dobbiamo mancare. Ecco, io ho visto che questo console non è stato interrogato, forse potrebbe dire qualcosa di più, penso, perché c'era una grande amicizia e poi Carlalberto si appoggiava alla stampa, lei lo sa bene, Bocca l'aveva conosciuto in casa nostra e voleva conoscere anche Scalfari, non ero riuscita a mettere in comunicazione. Carlalberto aveva questo vasto disegno, voleva coordinare tutte queste sue attività, voleva in pratica fare la lotta contro la mafia, quello che aveva fatto nella lotta contro il terrorismo, ed Emanuela gli era al fianco. Ci sono due testimonianze interessanti su quello che Emanuela poteva sapere fare con suo marito. E una di una della moglie del chirurgo nel castello del quale Emanuela e Carlalberto si sono sposati e un'altra della moglie di un generale di carabinieri, le quali avevano chiesto ad Emanuela ma cosa fai alla sera, uscite, andate a divertirvi, ed Emanuela diceva guarda spesso alla sera noi ci riuniamo e facciamo il punto della giornata. Questo le dice che Emanuela era al corrente di tante cose di Carlalberto. Io reputo che la mafia sia un'organizzazione molto intelligente. Carlalberto aveva per dei siciliani una grande considerazione, diceva sono intelligenti, sono abili, sono capaci, sono affettuosi, sono grati e sono anche fedeli. Dice peccato che abbiano un po' quel senso di sentirsi i leoni, di sentirsi il sale della terra. Ma dice questo delle volte può essere anche simpatico. E Emanuela, io non penso, dicevo, che la mafia abbia ucciso Emanuela semplicemente perché guidava la macchina di Carlalberto. Emanuela non avrebbe desistito dalla lotta se avessero ucciso Carlalberto. Un giorno che Carlalberto in casa ha detto ricordatevi quando io non ci sarò più, e Emanuela è scattata in piedi e ha detto questo non lo devi dire perché se un destino crudele ti deve strappare a noi io voglio esserti al tuo fianco, voglio essere al tuo fianco. Ma questo sarebbe derivato da un atto volontario, non da un atto volontario, ecco, io da un atto volontario della sua figliola. Senta signora, questo senso di solitudine di cui lei ha parlato trovava le sue spiegazioni in che cosa? Le ha parlato espressamente la sua figliola di questo? Sì, esatto. Mio marito è stato lasciato solo. È stato lasciato come solo. Come la spiegava? Chiedeva il coordinamento di questi fatti che lui aveva trovato e che non gli permettevano, Roma stessa non permetteva, insomma. Mancanza di nuovi poteri che lui aveva chiesto. Ecco, questi nuovi poteri, questi famosi terminali. Carlalberto voleva avere immediatamente la sensazione di sapere chi era la persona che veniva arrestata, la persona che veniva seguita, la persona che veniva indiziata. E aveva bisogno di altri mezzi. Sì, infatti alla morte di Carlalberto il Presidente del Consiglio al Senato alzando la voce ha detto capite mi chiedeva 7 terminali, lei signor Presidente può capire che 7 terminali sono nulla e erano nulla anche 3-4 anni fa. Perché un uomo come lui doveva disporre di tutte le informazioni, di tutte le capacità. Questo per quanto riguarda i terminali, poi richiedeva altri chiedeva uomini. Degli uomini particolari, lei sa il terrorismo, quanto Carlalberto si fosse appoggiato a questi uomini e donne, io non lo sapevo e questa è una cosa che dico con molto orgoglio. La notte che... Chiederei di stare in silenzio. Scusi, continui. La notte che sono state vediate le salme a Milano, sono venute parecchie donne e sono venute vicino a me e mi hanno detto anche noi abbiamo collaborato con Carlalberto. Carlalberto aveva un nucleo particolare di persone, di uomini e di donne, io parlo del terrorismo. Aveva un particolare nucleo. Io ricordo che aveva anche un quid, mi pare fossero 10 milioni al mese, che Carlalberto naturalmente ridava anche perché non sempre le spese superavano questa cifra e quando Carlalberto rimborsava questo che lo Stato gli dava, diciamo a parte, ecco Carlalberto voleva anche qui in Sicilia poter disporre
di questa attività, di questa autonomia, e non gli veniva data assolutamente. Di questo ne soffriva moltissimo. E Carlo Alberto diceva ad Emanuela, cioè Emanuela stessa mi si scusava con me, mi diceva: scusa mamma se non ti passo Carlo Alberto al telefono, ma oggi è una giornata proprio brutta, proprio nera, e bisogna capirlo. Lei... Senta signora, per quanto riguardava l'abitudine del generale, del prefetto, di andarsene senza scorta, lei ha mai saputo qualche cosa della sì, sua figlia? Sì, io ne sapevo benissimo, Emanuela ne soffriva anche di questo. Lei sa che quando Carlo Alberto è venuto a Palermo ha preso il taxi, non è andato con la macchina della prefettura, e ha preso un taxi, il taxista non sapeva chi fosse, Carlo Alberto era in borghese e l'ha accompagnato, e strada facendo le raccontava che in quel periodo i tassisti avevano una pendenza sindacale, e Carlo Alberto si interessava molto della cosa, gli diceva le sue ragioni, il tassista continuava a insistere perché questo, perché quella. Quando sono arrivati alla prefettura, Carlo Alberto ha detto: ben domani venga a trovarmi che continuiamo questo discorso. E il tassista ha detto: ma di chi devo chiedere? E lui ha detto: del prefetto Carlo Alberto della Chiesa. Ecco, questo è stato un impatto. So che Carlo Alberto andava a prendere i giornali all'edicola della stazione, so che Carlo Alberto andava anche in tram, e Emanuela di questo soffriva molto e chiedeva a Carlo Alberto: ma perché fai questo? E lui ha dato una risposta in mia presenza, io le posso testimoniare questo, diceva: noi non possiamo dare ai siciliani l'impressione di uno Stato che si presenta con le auto blinde, perché i siciliani non devono sentirsi una parte staccata dell'Italia, devono sentirsi parte di questo Stato, e quindi i siciliani devono capire che noi ci presentiamo a loro semplicemente, ma con grandezza e con fermezza, perché devono sentire la forza morale dello Stato, non le armi. Carlo Alberto non era armato, non usciva mai armato. La sua figliola aveva delle pistole? Sì, dunque la mia figliuola praticava molti sport, lei cavalcava, giocava a tennis, nuotava e tirava la pistola, avrebbe dovuto andare alle Olimpiadi, era bravissima. E alle volte si misurava con Carlo Alberto, noi si rideva, non andava tutti i giorni assolutamente, Emanuela si occupava di handicappati, Emanuela lavorava part time, ma lavorava. A Palermo aveva delle pistole? No, signor Presidente, non le aveva assolutamente, perché un giorno, dunque, andavano al poligono di tiro e lei era felice perché batteva Carlo Alberto, allora un giorno Carlo Alberto le ha detto: senti, va bene, la pistola mi batti, però la carabina no, e lei ha detto: beh, sabato andiamo per la carabina, e l'ha battuta anche con la carabina, e allora noi si rideva. Alle volte c'è un fatto anche scherzoso, cercavano tutti il generale della Chiesa, dove era il generale della Chiesa, andavano a tiro a segno, e Emanuela tornava a casa con cani, bambolotti, così felice perché riusciva molto bene così, e alle volte si rideva, io dicevo: tesoro, ma se sapessero che Carlo Alberto viene con te, lei diceva: mamma lascialo, sono gli unici momenti di serenità che può avere quest'uomo. Quando, ecco, Carlo, allora signor Presidente, Carlo Alberto, lei rideva e diceva: quando siamo a Palermo ti difendo io, e Carlo Alberto ha detto: no Emanuela, tu devi vendere questa pistola, ridarla dove l'hai presa, perché io non voglio assolutamente che tu venga a Palermo armata. Ed Emanuela l'ha ridata, ha dato il porto d'armi, lei aveva un porto d'armi soltanto dalla casa al poligono di tiro. Quando vide per l'ultima volta la sua figliola? Io la vidi il giorno dopo del matrimonio, si sono sposati il 10 luglio e Carlo Alberto quella mattina alle 7:30 mi ha mandato 35 rose con un biglietto dicendo: so cosa perdete regalandomi Emanuela. Domenica ce l'ha portata, era l'11 luglio. E tutti contenta, sorridente, il generale ha detto: hai visto che vi ho riportato Emanuele, così ve la riporterò anche altre volte, perché mi rendo conto di cosa sia per voi questa figliuola. Poi vi sentivate per telefono? Ci sentivamo per telefono. Con quale frequenza? I miei figliuoli avevano avuto una istitutrice tedesca, quindi parlavano più o meno tre lingue, l'inglese, il francese e il tedesco.
Noi, mio marito ed io, quando i ragazzi erano piccoli, parlavamo sempre tedesco fra noi, pensando che loro non capissero. Quando hanno avuto 5-6 anni ci siamo accorti che loro capivano benissimo quello che noi ci dicevamo in grande segreto in tedesco. Sì che noi era diventata la nostra famiglia come una torre di Babele. Si parlava un po' inglese, un po' francese, un po' tedesco e poi si aveva una conversazione fatta di tante parole messe insieme. E quando noi ci telefonavamo, parlavamo ma nessuno capiva quello che ci dicevamo perché avevamo intanto soprannomi per le persone, anche Carlo Alberto aveva un soprannome tutto particolare. E poi ci parlavamo con queste parole che non erano certo italiane e ci comprendevamo. E poi dopo ogni telefonata di Emanuela noi abbiamo un block notes e teniamo nota di tutte le telefonate da anni ormai. E facevamo la traduzione o a tavola oppure in un relax del pomeriggio. Quindi io sapevo tutto di Emanuela e sapevo tutto di Carlo Alberto. Tutto, perché Emanuela prometteva a suo marito di non dirlo ma poi cedeva. Ed Emanuela fino all'ultimo ha detto questa solitudine in cui erano lasciati e quanto Carlo Alberto facesse per trovare degli appoggi, dei consensi e degli aiuti. Dice Carlo Alberto parla della sua causa, parla di quello che deve fare, di quello che vuol fare, ma non l'ascoltano, assolutamente non l'ascoltano. Anche da morti non sono stati ascoltati. Quella notte noi siamo partiti con l'aereo dello Stato Maggiore, siamo arrivati alle 2 di notte qui a Palermo, siamo andati immediatamente in via Carini. Era un disastro, c'erano ancora i colpi sulle auto, i fori dei proiettili. C'erano una macchina della polizia con gli agenti che poveretti dormivano, era tardi, erano le 2:30. E quando io sono andata in prefettura, perché noi ci hanno portato direttamente in prefettura, noi non siamo andati all'obitorio, noi non abbiamo visto più nessuno, né Carlo Alberto né Emanuela. E quando siamo andati in prefettura io mi sono rivolta al generale Valditara e al ministro degli interni e ho detto desidero che vengano fatti i funerali a Palermo. No, mi ha detto lui, noi abbiamo paura della piazza. E io ho detto sarebbe ora che la piazza di Palermo si ribellasse. Sarebbe ora, ho detto, che i palermitani onesti si ribellassero a queste cose e sarebbe ora che le donne di Palermo fossero solidali con Medico in questo momento. E Valditara ha detto, si ricordi che allora lei non avrà il picchetto armato? Io ho detto, me ne infischio del picchetto armato, ma loro devono venire a Palermo, a Milano, perché Emanuela amava Milano, era di Milano e perché il generale amava Milano e devono venire. Dice, no, noi facciamo soltanto Palermo-Parma. Ho detto, assolutamente no, dovessi lottare con chiunque, loro devono venire a Milano, devono fare questa testimonianza. Quindi vede che anche dopo morti li lasciavano soli, anche dopo morti avevano paura di loro. E vi assicuro che quella notte a Milano è stato un viavai continuo di persone, continuo, 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 non siamo mai stati soli tutta la notte. E questo dimostra che Milano, che tutta l'Italia ha voluto dare questo tripudio d'affetto. Il pubblico ministero deve fare domanda. Nessuna, presidente. Signora, sua figlia le ha raccontato di minacce pervenute sì. Espressamente e se sì. Ci può chiarire in quali circostanze e che tipo sì. Di minacce? Dunque Emanuela mi diceva tutti i giorni sul tavolo di Carlo Alberto arrivano minacce, soprattutto quella, l'operazione a Carlo Alberto non è ancora conclusa. Quella era come una goccia che scavava la roccia. Tutti i giorni dicevano l'operazione Carlo Alberto non è conclusa, l'operazione Carlo Alberto non è conclusa. E Emanuela mi diceva, io ho dei feroci mal di testa, mamma, non posso più continuare così. Dice, perché Carlo Alberto viene distratto da tante cose, ma io sono sola in casa. Non aveva che Vincenzina, la sua cameriera vicina, una donna stupenda, meravigliosa. Una donna di Palermo e mi diceva le minacce continuano ad arrivare in tutti i momenti. L'ultima è stata anche una telefonata fatta direttamente a Emanuela chiedendo se era in casa Emanuela, signora andare a chiesa e poi hanno messo giù il microfono, è stata fatta il 3 settembre. E quando Emanuela ha visto che sono venuti qui a Milano, a Palermo, mi scusi, l'onorevole Formica e il generale Chiari a portare quel fascicolo e quell'elenco,
E noi abbiamo visto in televisione Carlo Alberto che riaccompagnava la macchina e poi abbiamo sentito che l'onorevole Formica ha detto cosa avevano portato e che si iniziava finalmente una nuova era, qualcosa di Carlo Alberto era stato capito. Ci siamo telefonati, io ho detto: ma Emanuela, ma cosa è saltato in mente l'onorevole Formica di dire questo? Emanuela ha detto: e pensare che è un siciliano, avrebbe dovuto capire anche lui l'errore che faceva. E dice: noi stessi con Carlo Alberto siamo rimasti meravigliati di questo, quindi vede che loro vivevano proprio ora per ora, momento per momento. Ecco, dice, siamo stati anche noi meravigliati. Le minacce, sì. Scusi, questa telefonata del 3 settembre, sì, come l'ha saputo, che dalla stessa Emanuela? Dalla stessa Emanuela. Vi siete sentiti il 3 settembre dopo che lei aveva ricevuto questa telefonata? Sì. Emanuela alle volte disobbediva, suo marito mi chiamava dal telefono di casa, ma il generale non era tanto dal telefono di casa che non voleva che telefonasse, ma dal telefono della prefettura. E non voleva, Emanuele diceva: sai, non vuole che io approfitti del telefono della prefettura perché non è giusto. Mi ha fatto l'ultima telefonata alle 9.05, 9.10 di quella sera, cioè le 21.05, 21.10, e mi ha detto, parlavamo di bomboniere, e un dato momento Emanuele ha detto: in fondo Carlo Alberto non mi può sgridare perché parliamo di lavoro, diceva, e loro non avevano fatto le pubblicazioni e noi le bomboniere per... dopo il matrimonio le abbiamo dovute consegnare, quindi Emanuela mi dava un elenco di nomi. L'unico momento in cui ho sentito che Emanuela non era serena è stata l'ultima frase. Io stavo già mettendo giù il telefono, Emanuela mi ha detto: mamma, ti voglio tanto bene. E in quel momento io ho fatto appena a tempo a rispondere anch'io: tesoro, tanto. E poi mi sono resa conto che era quel momento, quell'attimo, quel dirmi questa frase. Emanuela non era molto espansiva, tra noi non c'erano tanti baci, carezze o altre cose, c'era una profonda conoscenza. E il fatto di avermi detto in quel momento ti voglio tanto bene voleva dire: mamma, ho paura. Ecco, questo è stato l'unico momento in cui si è incrinata la sicurezza di Emanuela. Io volevo aggiungere, signora Presidente, due cose. Una è questa, che io ho perduto due fratelli nell'ultima guerra mondiale, due ufficiali dell'aeronautica, due piloti, due magnifici ragazzi. Sono morti a 28 anni, perché allora si usava così. Quando è caduto il primo, che operava nella Serenissima, che era una squadriglia stupenda, che discendeva dal volo di Vienna, e il secondo fratello, che era chirurgo, aveva chiesto l'onore di prendere il suo posto ed è caduto, anche lui è caduto, pensi che strano, nelle acque di Ustica. Noi abbiamo questo ricordo della Sicilia, mio fratello è caduto nelle acque di Ustica, Emanuela caduta a Palermo. Ebbene, noi consideriamo un grande onore questi due ragazzi che sono morti sapendo benissimo che la guerra era tremenda e che era persa al principio, però sono rimasti fermi al loro posto, non hanno tremato, e questo è il senso dell'onore che abbiamo noi. E quando gli uomini della mafia si chiamano uomini d'onore, io mi domando che razza di onore hanno. Questo è l'onore, di poter saper morire come ha saputo morire Emanuela, sapendo che tutto era perduto, sapendo che erano soli e abbandonati. Anche i miei fratelli sapevano che la guerra era perduta, ma sono morti lo stesso. E questo è il senso dell'onore. Io dal 40 al 46 sono stata in guerra, ho curato a decine i siciliani, a decine, posso citare dei nomi, uomini meravigliosi. Sono stata 2 anni nei campi di Germania con loro, sono state assieme a loro. I siciliani hanno dato delle dimostrazioni stupende, perché tutti noi sapevamo che la guerra era una guerra ingiusta, era una guerra tremenda, era una guerra che non avremmo mai vinto. Questo lo devo dire, è la testimonianza dei siciliani, meravigliosa. Hanno saputo soffrire quando sono stati feriti, hanno saputo morire con una dignità meravigliosa. Eravamo... Va bene, signora. Ecco, questo lo dico perché... Questo è quello che volevo aggiungere.
Sì, cioè, che io non ho mai visto, nemmeno nei campi di concentramento tedeschi, di che tanto ne parlano ancora oggi nel cinema, un tale proprio come ammazzare una donna di 31 anni come Emanuela, rea soltanto di seguire nei sentimenti il marito e di volergli bene. Una macchina che non era blindata, una ragazza che la guidava da sola, nemmeno nei campi di concentramento un'infamia simile io l'ho vista. E questo mi ribello perché i siciliani onesti non meritavano questo sfregio. Non potevano dare il colpo di grazia a Emanuela e sfigurarla come l'hanno sfigurata. Io voglio sapere, vorrei sapere da questo processo e vorrei sapere dalla mafia, che ha mille modi per farcelo sapere, come e perché hanno ucciso Emanuela. Perché non possono dire, io un giorno ho interrogato un siciliano, perché avete ucciso me? Dice, perché guidava la macchina, ma potevano uccidere un'infinità di volte il generale durante il giorno, veniva avanti e indietro. E a proposito delle ville io devo dire una cosa, non è Emanuela che ha scelto Villa Paina o Villa Uitecere, Emanuela non era mai venuta a Palermo. E quando io preparando il corredo con lei le chiesi, Emanuela che asciugamani vuoi per il bagno, di che colore li devo prendere? E lei mi ha detto, mamma io non so nulla dei bagni, Villa Paina era lasciata andare in uno stato deplorevole, Carlo Alberto ha dovuto ritardare il matrimonio proprio per riordinare un po' questa villa, soprattutto per i servizi. Ecco, e lei ha dovuto chiedere al generale com'erano i bagni. Emanuela... Non credo che questo riguardi il processo. No, riguarda nel senso che hanno detto... La prego. Dunque, ci sono delle domande? Ecco, mi faccia delle domande perché Emanuela non ha scelto. Emanuela era per Villa Uitecere. Il ministero non ha domande? Cioè, la difesa ha delle domande da fare alla signora? No. Ecco. Ah, c'è una... Avvocato? Chinnici. Sì. Chinnici, che sì, numero? Sì, avvocato Chinnici. Sì. La Teste ha parlato poco fa di un incontro tra il generale Dalla Chiesa e Pappalardo intorno alla metà di agosto dell'82. La domanda è questa, se è in grado di precisare se la discussione vertesse o meno, chiaramente tra Dalla Chiesa e Pappalardo, sui problemi riguardanti la delinquenza mafiosa a Palermo, se sa, attraverso le confidenze fatte o dalla Chiesa ovvero dalla stessa figlia. Io ho detto della conversazione, sì. Guarda, la prima volta che sono andata a trovare il cardinale Pappalardo mi ha fatto sedere su una poltrona e ha detto, lei sa perché la faccio sedere là? Dico no, eminenza. Dice, la faccio sedere perché era la poltrona dove veniva spesso il generale della Chiesa a parlare. E parlavano moltissimo col cardinale Pappalardo, appunto, della delinquenza mafiosa, e Carlo Alberto chiedeva aiuto. E diceva... Ma mi pare che l'abbia già detto la Teste. Sì. Sì. No, col cardinale che avevano parlato di questa argomento. Moltissimo, si appoggiava moltissimo alla Chiesa, sì. Moltissimo. Questo era comunque l'oggetto della conversazione. Cioè, sì. Nessun'altra domanda? L'ultima. Beh, forse il generale della Chiesa, visto che certi esponenti della Democrazia Cristiana... No, va bene, lasci stare questo. La domanda era, lei ha risposto. Solo l'ultima domanda. Posto che la figlia Emanuela era depositaria di notizie e di fatti raccontati dallo stesso prefetto, posto quindi che la Teste spesso aveva modo di mettersi in contatto con la figlia anche telefonicamente, anche se attraverso un proprio codice, diciamo, non è che per caso attraverso queste confidenze fatte avesse mai ricevuto notizie sui cavalieri del lavoro ed eventuali indagini che il Dalla Chiesa stava espletando, se fosse a conoscenza di qualche cosa, in che termini? Sui cavalieri del lavoro? Sui cavalieri del lavoro, sì, siciliani, se sa qualche cosa. Beh, noi appartenevamo all'Accademia degli Incamminati, non so lei se sa cos'è l'Accademia degli Incamminati, è una cosa fondata dall'onorevole Andreotti e dai suoi segretari particolari, e ogni anno c'è questa riunione alla fine di settembre e ogni tanto premiavano qualche cavaliere del lavoro, e stranamente erano quasi tutti siciliani, Rendo mi pare, Costanzo, se non me li ricordo tutti quanti, perché noi con Emanuela tutti questi nomi della mafia quasi ce li dicevamo così, io li avevo imparati a memoria, allora quando Emanuela, io li dicevo tutti in fila e lei annuiva e così, insomma si prendeva anche un po'. Purtroppo scherzosamente. Beh, questo proprio dopo la scomparsa di Carlo Alberto e Emanuela, questa accademia aveva dato un premio a questo cavaliere del lavoro, e questo Renda, e noi eravamo presenti ed è successo un fatto strano, che appunto da un momento hanno sussurrato qualcosa
al presidente di questa accademia e insomma questo premio non è stato più dato, però c'erano presenti le due figlie e il figlio di questo cavaliere del lavoro. Ma ritornando ad Emanuela, alle volte ne parlavamo, perché c'è sempre qualche ambizioso, qualcheduno che sogna di avere il cavalierato del lavoro, che è piuttosto difficile da ottenere. E allora non era come il semplice cavaliere, io delle volte andavo dal Presidente della Repubblica e si sorrideva sulla debolezza umana di questi cavalieri, commendatori, eccetera, che ogni anno desiderano essere citati, desiderano avere queste onorificenze. E invece il cavalierato del lavoro era una cosa piuttosto difficile e stranamente venivano date molte questi cavalieri del lavoro. E sua figlia che cosa le disse? E dice: ma non te ne accorgi che vengono premiati quelli che domani possono essere i capi di cose mafiose? Ecco, così, questa era l'idea di Emanuela. Se non ci sono altre domande, la signora... c'è una domanda, avvocato Fileccia. Sì, numero. Sì. Che numero? Numero 14, sì. Avvocato Fileccia. Io desidero, signor Presidente, che venga posta, se lo ritiene, questa domanda alla signora Carraro. Mi pare di avere sentito che la signora Carrara ha visto la sua figliuola soltanto e per l'ultima volta l'indomani del matrimonio. Sì. Poi non l'ha più vista. No, è la domanda che ho fatto io. Mi scusi, poi non l'ha più vista, almeno così ha detto la signora. Sì. La stessa domanda io faccio, e non ha più visto neanche il generale della Chiesa? Non ha più visto nemmeno il generale della Benissimo. Chiesa. Benissimo, questa era la prima domanda. Poi un'altra domanda, Presidente. La signora ha più volte ripetuto che il generale era stato lasciato solo. Sì. E proprio nella parte finale della sua deposizione ha detto e ha ripetuto: sono stati lasciati soli. Anche dopo morti li hanno lasciati solo perché hanno avuto paura di loro. Io desidero sapere chi è che ha lasciato solo il generale della Chiesa e chi ha avuto paura del generale della Chiesa e della signora Carraro. Lei a che si riferiva quando faceva queste... Dunque, Palermo ha dato una dimostrazione commovente. Io non ero abituata, non conoscevo la Sicilia. Quando siamo entrati a San Domenico per i funerali è stata una cosa stupenda. Le mamme mostravano i bambini e urlavano: non l'abbiamo uccisa noi Emanuela. Era questo senso dell'orgoglio di dire: in fondo Emanuela era un ospite. Ecco, Palermo ha dato una dimostrazione. Chi ha lasciato sono stati gli ordini di Roma. Lei non c'era il giorno dei funerali. Il ministro degli interni l'hanno preso così e l'hanno sbattuto dentro la macchina. Perché i siciliani gettavano le monete, gettavano le bottiglie vuote. C'è stata una ribellione del popolo di Sicilia. Noi sorridendo ci siamo guardati e abbiamo detto: sono i vespi siciliani. Io non posso dire nulla della Sicilia. Ho ricevuto 5.600 lettere, signor Presidente. Ci ho messo 2 anni a rispondere. In gran parte erano della Sicilia. Ieri sera nella stanza dell'albergo avevo un mazzo di rose di una donna palermitana che non conosco, che non ho mai vista. Ed era un biglietto che diceva: signora, possono queste rose supplire al dolore che ha avuto? Perché le hanno portato via dalla casa la rosa più bella. Questo, io di Palermo non posso dire nulla, io posso dire degli ordini di Roma. Li hanno lasciati sole perché avevano paura anche dopo morti. Va bene, questa è la risposta. No, non ho finito, Presidente. Sì? Un'ultima domanda. La signora ha fatto un passo avanti, ha detto quelli di Roma, gli ordini di Roma. Ci può dire le persone, individuare queste persone che hanno dato questi ordini da Roma e che hanno lasciato il generale della Chiesa a Palermo solo? Ma, avvocato, il generale della Chiesa era una figura molto conosciuta, molto amata e molto autorevole. Lei sa che la nomina del Presidente della Repubblica, il generale della Chiesa, aveva avuto 9 voti. E si parlava senza averli richiesti e si parlava addirittura dopo la caduta del presidente Pertini di una presidenza al generale della Chiesa, quindi era una persona che aveva raggiunto l'optimum, il massimo. Più di questo non poteva raggiungere Carlo Alberto. Sì, ma insomma lei, ecco, quando si riferisce a chi? Ai vertici dello Stato? Dunque, mandarla a Milano rappresentava per il governo d'allora passare un incarico. Perché non le chiediamo la motivazione, le persone che avrebbero la domanda è questa: le persone che avrebbero lasciato solo, insomma, quelli responsabili di questa solitudine di suo genero? E tutto il governo, perché avevano mandato il generale... Basta così. Tutto il governo dell'epoca, allora. Tutto il governo dell'epoca. Quello...
tutto il governo dell'epoca, quindi le persone che componevano quel governo. Ecco, e questa è la nostra cosa. Noi siamo, signor Presidente, con lo Stato, perché Carlo Alberto era un servitore dello Stato, Emanuela era sua moglie e minima parte, come diceva lei stessa in una lettera, serviva lo Stato. Però noi desidereremmo sapere dal governo di allora perché si sono comportati signora, in questo modo. Questo è un processo penale, non è un dibattito pubblico. E quindi evidentemente le domande che dovete rivolgere, lei deve rispondere e non fare delle domande. Allora, vediamo. Non ho finito, Presidente. Sì, non ho finito, allora continui. No, come domande alla signora basta. Sì. In seguito a questa risposta data dalla signora Carraro, io faccio istanza perché la Corte voglia disporre la citazione di tutti i componenti del governo italiano all'epoca dei fatti, perché vengano qui a discolparsi dalle accuse precise che la signora ha testé pronunziato nei loro confronti. Va bene, continuiamo con le domande. Fa questa istanza, poi acquisiremo i pareri. Avvocato Trantino. 9. Sì, 9. Signor Presidente, Avvocato Trantino. Dissociando i due istituti tra lo Stato e il regime, la mia domanda è volta verso gli uomini del regime. Io non le faccio la domanda. Ah, mi scusi, non sapevo. Perché lei non mi dà neanche il tempo di riflettere sulla domanda fatta, perché già ha dato la risposta. No, ma poi io chiedevo questo al Presidente, che prima che venisse posta la domanda, di vedere se vi sono delle opposizioni. Il punto è di graduare il tema decidendi in quest'Aula. Voglio dire che questo è un processo penale contro delle persone che sono imputate di determinati. Questo è un processo penale contro delle persone che sono imputate di determinati reati, tra cui anche l'omicidio della Chiesa. Quel microfono probabilmente non funziona bene, proprio quel microfono del pubblico ministero. Forse l'altro. Ricordo alla Corte che vi è un'istruttoria bis in ordine ad eventuali responsabilità che trascendono quella degli imputati su cui si giudica oggi in quest'Aula. Per questi motivi mi appongo alla domanda posta. Vabbè, comunque la testa ha già dato la risposta, quindi non è stata posta. L'avvocato, sì, ci dica. Ah, la parte civile? Diamo preferenza alla parte civile, allora. Sì, noi... Avvocato Mancuso. Sì, Avvocato Mancuso dell'Avvocatura dello Stato. Noi riteniamo che bisogna tenere presente quello che attiene realmente al momento processuale, all'indagine processuale. Evidentemente, se da quello che i testimoni o le parti lese vengono a dire, cioè dai fatti che i testimoni e le parti lese vengono a dire, emergono delle responsabilità, saremo i primi a chiedere che venga fatta luce su queste responsabilità. Riteniamo però che proporre argomenti di deposizione, come ha fatto ora l'avvocato Trantino, del tutto generici e basati su quelle che sono le intuizioni rispettabilissime e le posizioni ideologiche o personali dei testimoni e delle parti lese, si ponga oggettivamente come ostacolo all'accertamento della verità processuale, che è quella che ci interessa, cioè come ostacolo all'accertamento della responsabilità penale, che è quella che qui stiamo perseguendo, e aggiungo, ritengo che questo modo, questo tipo di domande, faccia oggettivamente il gioco della mafia annacquando la ricerca della verità. Perciò ci opponiamo alla domanda. Sì, ma ormai la domanda, l'avvocato... Evidentemente la risposta non muta niente, perché non c'è stata una risposta reale, concreta, c'è stata una generica affermazione di tutti, cioè di niente. Se abbiamo dei nomi da fare, facciamoli, se non abbiamo dei nomi da fare, atteniamoci ai fatti, alla ricerca della verità, che è quella che ci interessa, non alla ricerca di illazioni, non alla ricerca di cortine fumogene che la difesa degli imputati in questo momento sta cercando. Silenzio. No, un attimo, c'è l'avvocato Maffei. Sì, avvocato Maffei che chiedeva la parola. Numero 12. La testa riferisce che il generale avrebbe potuto essere ucciso in molte altre occasioni e mi pare in molti altri luoghi. Presidente, vuol chiedere alla signora se può essere più precisa su questa sua affermazione? Sì, Presidente.
Lei deve rispondere soltanto quando io le formulo la domanda. E spero di non dover ritornare su questo. Comunque, la domanda è questa. Lei sa, insomma, se in altre occasioni avrebbe potuto essere aggredito? Come, da che cosa lo desume, se ha conoscenza di fatti concernenti gli spostamenti del generale? Sì, signor Presidente, il generale quattro volte al giorno faceva quel percorso e quando era nel suo ufficio era con le luci accese, dalle case vicine lo potevano colpire quando volevano, e quando faceva il bagno lo potevano colpire con un motoscafo, avevano mille modi, non mille, ma 10 modi perlomeno, e tutti sapevano che il generale non era armato e tutti sapevano che le macchine non erano blindate. Anche se fossero state blindate, lei la sa, con l'arma che è stato colpito, non sarebbe servito a nulla. Mi scusi se dico una cosa, Presidente, l'ultima telefonata, qualcuno ha insinuato che Emanuela mi avesse detto che ritornava a casa. Emanuela non era sciocca fino a questo punto. Emanuela dava la buonanotte, ma io non ho mai saputo da dove Emanuela desse la buonanotte. Lei telefonava a mezzanotte, mezzanotte e mezza. No, ma lei è conforme a quello che ha detto. Ecco, anche questo volevo chiarire. In fondo c'è qualcuno? Che numero? 60. Avvocato Ivo Reina, io desidero sapere, signor Presidente, se la teste ricollega lo stato di isolamento del generale e della sua figliuola con l'omicidio e perché. C'è un nesso tra questo isolamento in cui, insomma, lei ritiene che ci fosse un nesso tra questo isolamento in cui lei ha avuto testimonianza che si trovassero la sua figliola e il marito? Sì. E l'omicidio? Il generale della Chiesa era di una sensibilità enorme, direi in certo senso anche esagerata, e loro hanno giocato molto su questo stato d'animo del generale. Così loro come chi? Sì, hanno giocato moltissimo. Loro chi? Loro chi aveva intenzione di eliminarlo. E Emanuela invece era un carattere che, abbandonata, lasciata sola ed arrabbiata, rendeva di più. Aveva una forza morale che era coinvolgente addirittura. Il generale si deprimeva. Ecco che allora isolandolo e lasciandolo, abbattendolo moralmente, avevano già in mano una parte del generale della Chiesa. Non restava che eliminare la sua persona fisica. L'hanno ucciso due volte. Ma abbiamo. Dunque, altre domande ce ne sono? No. Sì. Lei ha fatto l'istanza, deve sì, fare domande. Sì, ho fatto l'istanza, siccome la parte civile... La testa può essere... Vabbè, là c'è stare avvocato, facciamo... No, no, dobbiamo fare delle polemiche. Io insisto, no, non voglio fare polemica con nessuno. Non allora sarebbe, che cosa? Non sarebbe peraltro di... Lei insiste? Buon gusto. Nella sua richiesta. Io, siccome la parte civile ha avanzato delle perplessità in ordine alle richieste da me formulate, io, Presidente... Reitero la mia richiesta. Ma non c'è bisogno. Perché, Presidente, sì. Perché la signora Carraro, con altissimo senso di responsabilità e di coraggio, ha fatto delle accuse precise che interano quantomeno un concorso morale. Io pertanto insisto perché tutti i componenti del governo italiano vengano citati e vengono, dell'epoca evidentemente, e vengono a discolparsi in ordine alle accuse della signora Carraro formulate. Va bene, non c'era bisogno di insistere perché l'aveva fatta la richiesta. La signora la possiamo licenziare, si accomodi.